Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Sparks. Oggi torniamo in verticale dopo tanto tempo, ma tantissimo. Torniamo in verticale, ho dovuto ridisegnare tutto l'overlay di nuovo, perché andremo a provare il primo gioco in classifica, quello che ha spodestato Stumble Guys. Sto parlando di Marvel Snap. Probabilmente molti di voi ci giocano già, io ci ho giocato penso per un'intera notte. Cioè ho iniziato a giocare e non riuscivo più a fermarmi. Poi ho scoperto anche alcune cose che vi dirò durante questo video. Andiamo a fare il test di questo gioco. Vi ricordo che non è che io porto sto gioco perché da oggi in poi porterò Snap. No, ogni tanto guardo la classifica, appare un nuovo gioco in testa e io lo vado a provare, perché è giusto provare tutti i giochi in top. Quindi proviamo anche Marvel Snap e mi raccomando, iscrizione al canale, campanella attiva e ovviamente sigla! Eccoci qua su Marvel Snap. Beh, il gioco ragazzi, sempre uno dei giochi di carte complicatissimi, è facilissimo. Inizialmente l'ho provato, infatti vi consiglio ragazzi di provarlo almeno in qualche partita, perché dopo 3-4 partite l'ho masterato, è tutto facilissimo. Ci sono delle carte che si sbloccano pian piano, le carte che abbiamo noi si possono potenziare, e non è che si potenzia il personaggio, ma si potenzia la carta in sé. Ad esempio, se io voglio potenziare Odino, esplode tutto. In teoria potenziamo l'immagine, ad esempio questa qua è normale e ti dà punti di livello collezione per sbloccare altre cose. Ah, posso fare questa qua in 3D? La volete in 3D? Facciamola in 3D. Guardate, è fighissimo quanto diventa 3D. È tanta roba. Ovviamente questo qua non è il gioco in sé, questa è soltanto la parte delle card. Infatti abbiamo preso più 2 punti stavolta e abbiamo sbloccato una nuova carta misteriosa. L'apriamo subito? No, l'apriamo dopo. Facciamoci una partita al volo e poi andiamo a aprire questa carta misteriosa. Sono curioso. C'è questo qua che è il cammino della collezione, dove si sbloccano un botto di robe. Abbiamo il pass stagionale, dove si sbloccano tante altre robe. Abbiamo il pass stagionale, che sono di 20 soglie e si sbloccano un botto di robe. Ah no, il pass sembra essere solo gratuito, quindi non si paga. Il primo pass gratuito che ho visto in vita mia. Questa è la collezione di carte, si possono creare vari mazzi. Per ogni mazzo si possono anche personalizzare. Tipo io ho trovato questo qua, lo mettiamo subito. Abbiamo la carta di dietro Marvel. Per ora io uso questo deck, perché ora vi spiego. Ogni carta ha degli effetti. Questa qua ad esempio c'ha l'effetto continuo più 3 forti se possiedi altre 3 carte in questo campo. E adesso voi direte, e che significa in questo campo? Andiamo subito a farci una partita, così vi spiego un po' di cose dal vivo. Una volta che iniziate è quasi impossibile fermarvi. Poi all'inizio sono tutti bot quasi, quindi fino al livello 20-30 dovrebbero essere tutti bot, quindi è un casino. Allora, ci sono 3 campi. Il primo a sinistra, questo qua. Poi c'è questo qua che si deve ancora sbloccare. Ogni round si sblocca un campo, ok? Durante il terzo turno mescolo la tua mano nel mazzo e pesca 3 carte. Quindi nel terzo turno di questa partita si mescoleranno le carte. Vado a mettere subito questa carta qua. Me la gioco subito. Perché? Perché questa qua è una carta che io posso mettere. E lui mi usa Mantid. Che fa Mantis? Oh. Pesca una carta dal mazzo del tuo avversario. Se ha giocato una carta in questo campo durante il turno. Io ho un 1-4. Come ho sto più 2? Scusate. Ambasciata del Wakanda. Ah, perché c'ho. Perché si è sbloccata il secondo campo. Più 2 forze alle carte nelle mani dei giocatori. Allora, questo lo buttiamo al centro, vai. In pratica, l'obiettivo cos'è? Ci sono questi 3 campi. L'obiettivo è vincere almeno 2 campi su 3. Chi vince 2 campi su 3 si porta la vittoria a casa. In questo momento abbiamo il nostro avversario che ha 7 punti sul primo campo, ma nel secondo campo e terzo campo sto dominando io. Più forza per ogni carta che possiedi. No, questo qua invece. Provo questa qua. Perché secondo me lui adesso attacca qua. Proviamo, ah, è intuito. Ma porca valetta, Predict è andato. Ha messo Sentinel. Sentinel in pratica pesca un'altra sentinella e la mette nel suo mazzo. Niente, è andata male a me. Ecco qua, terzo round si sono pescate 3 carte. Ora, dato che io sto subendo nel campo 1, cosa faccio io? Siamo al quarto turno di 6. Allora, faccio fine del turno perché non posso fare nulla. Allora, ragazzi, siamo al quinto turno. Possiamo solamente fare una cosa. Questa qua al centro, sperando che mi invoca. Quando aggiungo tipo nel terreno, mi sblocco una tigre che ha 7 di danno. Quindi è qualcosa di pazzesco. Di solito va a destra, ma non lo so se va a sinistra o a destra. Vediamo un po'. Ok, questi si sono uniti, quindi vanno a quota 6. Non mi spaventano. Ant-Man è un problema, vabbè, finché. Vediamo, buona. La tigre va dall'altro lato, quindi abbiamo 9 e 7. È rimasto l'ultimo turno. Spostiamo questa qua.
che va 7-8-9. Mettiamo questa da 3 qua e quella da 2 qua. Secondo me la vinciamo sta partita, ragazzi. E ora vi spiego il perché. Questa qua va a più 4. Vittoria, si sono arresi. Vabbè, sono pro play, ragazzi, sto gioco qua. In pratica ci sono 6 round totali. E in 6 round devi vincere almeno 2 campi su 3. È facilissimo, non c'è nulla di complicato. È un gioco proprio easy easy. Mi vado anche a migliorare sto Quicksilver, che va in versione 3D, se non sbaglio, pure lui. Ah, vedi che carta stupenda in 3D. 3D. Come potete ben vedere, il gioco comunque è bello. 5 potenziamenti. Andiamo a aprire questa carta. Rocket. Questo è figo. E alla scoperta più 2 forze se il tuo avversario ha giocato una carta in questo campo, che in pratica è la stessa che ha lui, Star-Lord. So che Star-Lord dà più 3 forza. Leviamo Nightcrawler. Mettiamo Quicksilver e Rocket Raccoon. Erprocione. Se siete arrivati in questo momento del video, lasciate un bel like e commentate qui sotto per ricevere un bel cuoricino. Inoltre fatemi sapere se avete dei dubbi, che io vi spiego un po' anche il gioco. Anche se poi comunque non lo porterò come video fisso del canale, se avete dei dubbi, perché io ormai ho capito come funziona il gioco, scrivetemi nei commenti che io vi spiego casomai come giocare a sto gioco. Andiamo a fare un'altra partita, che abbiamo il nostro procione Rocket. Allora, vediamo un po' quale sarà il primo campo. Questa carta è ottima perché in pratica ogni volta che inizia la partita c'è sicuramente sta carta, quindi non rischi di non giocare carte. Nessuna carta di costo 4, 5 e 6 può essere posizionata qui. Quindi solamente carte basse. Ti vado a mettere il Rocket lì, perché secondo me metteranno tutte carte là. Siete pronti? Ma porca paletta! Oh, il Predict! Già lo Sparsismo! Sparsismo puro! Ma Sparsismo puro! Purissimo! Più 5 energie durante questo turno. Boom! E qua spaccamo. Allora, mettiamo lui, perché è lui che fa in pratica, Mr. Fantastic. Dà più 2 di forza ai campi adiacenti, quindi sia a questo campo qua che a questo. Quindi questo arriverebbe a 4 e quello a 2. Me metto pure quest'altra carta qua. E in più potremmo metterci anche un'altra carta qua, così ci potenziamo quel lato. Questa la rischiamo, però dovremmo andare a un bel po' di carte. Vediamo un po'. Dovremmo fare un bel po' di punti sulla parte sinistra. Questa va a 2 e questa dovrebbe andare a 5. 5. Quindi siamo già 11 a 2. Un lato è nostro. Chi sta vincendo in questo campo ottiene più 3 forze negli altri campi. Dobbiamo vincere questo campo per forza, allora. No, non c'ho carte. Porca paletta. Una da 6, una da 6. Vabbè, salta il turno. Vabbè, ce la posso fare, dai. Abbiamo altri 3 turni ancora. Perché vi ricordo, i turni in totale sono 6 e stiamo al terzo turno di 6. Quarto turno inizia ora. Non ha messo nulla. Io mi gioco questa qua e aumentiamo ancora qua, dai. Così ci concludiamo il lato sinistro. Aia! È arrivata la tigre. Perfetto. Ce la giochiamo subito qua. E se va tutto bene, ci spara un più 7 nell'altro lato. Cioè, non 100% esce da quel lato, no? Che l'altro lato è pieno. Quello si è fatto 14. Devo vincere 2 lati a tutti i costi. Buona. Così andiamo a 18 e a 9. Guarda, siamo 2. Perfetto. Allora. Fermi tutti. Chiamo Hulk e lo spariamo qua. È l'ultimo turno. In teoria portiamo quella parte a più 20 e passa. Più 21. Vediamo un po'. L'abbiamo vinta. 18, 15, 21. Abbiamo vinto di nuovo. Siamo troppo forti. Troppo forti in questo gioco. Già siamo pro player pure in questo gioco. Livello 14. Mr. Fantastic. Ancora no. Ah, questa qua è nuova. Ti va col 3D di Mr. Fantastic, forse. Vediamo un po'. 3D. Bella questa qua. Se vi state chiedendo se ci sono altre versioni di potenziamenti, sì, c'è anche la versione epica, se non sbaglio. E forse mitica. Un'altra carta misteriosa. Chi becchiamo? Wolverine. Quando questa carta viene scartata o distrutta, posiziona in un campo casuale. Abbiamo sbloccato una missione, intanto vinci un campo con 4 carte. Grazie. Come potete ben vedere, ci sono anche le missioni. È molto ben fatto il gioco. Ci sta che il gioco è primo in classifica, perché è veramente bello come gioco. Non sto scherzando, non è complicato, è facilissimo. Che se faccio questo mi dà questo bonus. Devo fare entro 6 turni, devo vincere 2 campi su 3. Non è difficile. Andiamo a fare un'altra partitozza, perché comunque sono veloci le partite. Sono 6 round, ma sono veloci. Allora, abbiamo Quicksilver come sempre, vedi? Perché è importante quella carta. Allora, dopo il terzo turno, tutte le carte in questo campo si trasformano in Hulk. Cosa? In Hulk? In che senso? Cioè, diventano tutti con 12 di potenza. Allora, aspetta, mettiamo Quicksilver qua perché sono curioso. Fine del turno. Vediamo che succede. Ma in che senso diventano tutte Hulk? Una volta che metto là, la metto pure. No, vaffanbrodo.
Stavolta mi ha fregato lui, va più 4. Aggiunge un ninja su ogni lato con meno 2. Porca paletta. Non me la gioco questa ora. Finisco il turno. Passo. Questo mette Angela. Che fa Angela? Qualcosa? Più 2 di forza mette. Ok. Ecco Hulk. Ma è successo qualcosa di strano, ragazzi. Ma ha giocato una carta senza che volevo. Allora, mi vado a giocare sta carta qua. Vediamo che succede. Mi gioco solo uno. Intanto con Hulk sto dominando là. Perché una carta per giocatore viene posizionata in... Io che botta di fortuna. Mi ha posizionato giusto giusto la carta Hulk a me. Oddio. Tutti Hulk davvero sono diventati 24 pari. Era meglio metterne 3. Porca paletta. Non ci ho pensato. Ho fatto una cavolata. Ok, quella là è rimasta così allora. Ti butto Iron Man e vinta. Quindi vinciamoci quella a destra adesso. Mettiamo questa. Allora, in questo momento a me non mi interessa vincere la parte centrale. Voglio la parte... i due laterali. E secondo me con Iron Man la vinciamo. Perché lui sta puntando solo al centro. Guarda, io ti faccio lo snap. Che secondo me vinco. Adesso tocca a te decidere se arrenderti o no. Siete pronti, ragazzi? In pratica la carta Iron Man... E la tua forza totale in questo campo è raddoppiata. Quindi se io butto Iron Man qua faccio 48 di potenza. Quindi vado a mettere qua Iron Man. Io ho fatto lo snap e lui non si è arreso. Accetta lo snap, buona. Ok, 26. Ma lui non sa che comunque il signor Spax sta per andare a 48 da quel lato. Kaboom. Adesso turno decisivo, attacco finale. Abbiamo 6. Quindi mettiamo il mister qua che aumenta tutti e due i lati. E mettiamoci questa qua da questo lato. Vai. 1, 2. Se mi ha messo Iron Man da quel lato ho perso io però. E qua Bishop. Ok. 52-21. 52-21, t'ho battuto, compa, t'ho battuto. Sparks batte Ned. E ancora un'altra vittoria, victory. Terza win di fila. Mi sono beccato 4 gol. Il crocione si può aggiornare. Portiamolo al primo stadio di aggiornamento. Che in pratica gli aggiornamenti potenziano solamente, come dicevo, gli aspetti della carta, non le caratteristiche, ok? Sono delle cose visive e grafiche. Le carte si trovano tutte pian piano, col passo e tutto. C'è un'altra missione fatta. Gioco delle carte. Altri 50. Ok, ragazzi, direi di finire qua il gameplay. A me piace. Fatemi sapere cosa ne pensate voi. Perché è troppo bello come gioco, secondo me. Ci sta, ecco perché è primo in classifica. Fatemi sapere cosa ne pensate. Almeno 2500 like se volete un altro gameplay su Marvel Snap. Iscrivetevi, campanella attiva. E noi ci vediamo, ragazzi, in un prossimo video. Lo spazio è tutto, alla prossima, bella!